Il vento e la spiaggia ci entrano negli occhi quando guardiamo questa istantanea pittorica e incredibilmente immediata di un momento al mare. Le spiagge della Normandia, specialmente quella di Trouville, furono per l'impressionista Monet il suo luogo perfetto, dove lo svago della classe media e l'imprevedibilità della natura si incontravano, creando momenti di sorprendente spontaneità. Questa meravigliosa fotografia ritrae quella generazione di giovani americani che di lì a poco sarebbero andati a combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Una città intera sembra divertirsi sulla spiaggia, mentre l'era moderna porta con sé una nuova concezione del sesso, del corpo e della giovinezza. Pensate al cambiamento. Nel XIX secolo uomini e donne vittoriani pesantemente vestiti si trascinavano sulle spiagge. Nel XX secolo invece i vestiti diventano striminziti e nel XXI secolo il mare è punteggiato di persone che si rimettono al culto del sole, della spiaggia e dell'acqua. La scena balneare, scolorita, di Vitali, guarda con ironia l'Italia di oggi come falso paradiso. Questo quadro ha una qualità irreale e teatrale al tempo stesso. Degas si prende gioco di quella innocenza e spontaneità che gli altri impressionisti, Monet per primo, trovavano sulle spiagge. La sua infatti è stata probabilmente ricreata in studio e si nota. Mina deliberatamente la naturalezza delle scene in riva al mare e così facendo solleva dei dubbi sulla vera natura del realismo nell'arte. La spiaggia è stata coinvolta in alcune delle più importanti rivoluzioni artistiche. Gli impressionisti si sentirono a casa sulle spiagge della Normandia, mentre nel 1905 Derain e Matisse furono colti da un'epifania di luci e colori a Collioure, una cittadina portuale del Mediterraneo. Le barche da pesca allineate sulla spiaggia diventano il soggetto del quadro di Derain, che si scioglie impennellate dai colori vivi e crudi. Così nacque il fauvismo. Questo capolavoro onirico con i suoi orologi che sembrano sciogliersi allo sguardo dell'osservatore può sembrare una creazione astratta. In realtà esso rappresenta una spiaggia in modo assai preciso. Il luogo in cui Dalí scelse di posare i suoi molli orologi non è immaginario, anzi, è una fedele riproduzione di Cadaqués, in Catalogna, una spiaggia dove il pittore aveva trascorso la sua infanzia. Prima degli impressionisti già i pittori inglesi avevano cominciato a sperimentare sui paesaggi balneari. I personaggi vittoriani, pesantemente vestiti dall'aria distante e forse triste, che si riuniscono in piccoli gruppi su questa scolorita spiaggia scozzese, vengono dipinti da Cox con tratto libero, aperto e sensibile. Nessun artista come Picasso ha mai percepito e allo stesso tempo condizionato il ritmo della propria epoca. Egli infatti riesce a riassumere i cambiamenti sociali in atto, nonostante la sua arte abbia spesso una connotazione fortemente intima e slegata dalle regole. Questa immagine ritrae perfettamente la nuova libertà pretesa dalle donne dopo la Prima Guerra Mondiale, l'inizio di una nuova era per quanto riguarda le relazioni di genere. Gli ultimi fotogrammi del lungo capolavoro di Luchino Visconti, Morte a Venezia, richiamano le scene sulla spiaggia di Monet e Degas, mentre il protagonista guarda le donne vestite di tutto punto e i bambini che giocano. Sembra che l'intero stile di vita espresso dai vittoriani in riva al mare stia morendo con Dirk Bogarde, così come la classe borghese che si avvia verso la sua distruzione scontrandosi con la nuova era rivoluzionaria. Il genio di Matisse esplode in questo quadro dalle pennellate radicali, spezzate e dai colori liberi, dipinto in un periodo di sperimentazione in un piccolo borgo vicino al mare con André Derain. Sono passati solo 35 anni da quando Monet aveva dipinto a Trouville, ma qui troviamo un altro mondo, una nuova arte, una diversa consapevolezza che ha spazzato via le comodità del XIX secolo. Sim.
il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!